Stiamo per iniziare. Siete tutti comodi? Siete andati in bagno? Una sintesi ragione. Alla conferenza la tengo io o la cerco? Ma proseguite pure, Ragazzi, buongiorno e benvenuti. Grazie di essere qui così numerosi alla, non dico presentazione, ma alla chiacchiera. Alla chiacchiera sul libro riaccendi. Fantastico, non ho ancora detto nulla, già applaudite, perciò io sono già soddisfatta così. Ci sono varie cose che vi vorrei chiedere prima di iniziare, ce n'è una particolarmente importante, ma prima vorrei ringraziarvi della fiducia e del fatto di essere qua in un clima piuttosto rilassato. Cioè, vi vedo sereni, state respirando in serenità e con calma e non c'è nessuna atmosfera di timore, perché di questi tempi non è così scontato. Arriviamo da un periodo di alcuni mesi in cui effettivamente le cose hanno assunto un significato completamente diverso. Proprio banalmente anche andare in giro, incontrare anime, incontrare individui, respirare, farsi una camminata da qualche parte, sembra diventato qualcosa di valore superiore. Ecco, io gli do un maggior valore. È un tema che toccherò anche più avanti, agganciandomi a delle cose che ho vissuto recentemente. Quindi ovviamente tratteremo i temi del libro, ma li vorrei attualizzare. Vorrei che diventassero concreti nel momento attuale delle nostre vite, altrimenti è un libro inutile. Io l'ho scritto nell'arco di 2 anni e mezzo, già pubblicato da un anno, ma è un libro che ha vita lunga e anzi mi sto rendendo conto che è più utile adesso di un anno fa. La vita di questo libro effettivamente diventerà più efficace da questo momento in avanti piuttosto che un anno fa, perché il tema che tratta, che è legato alla riscoperta dei propri talenti, ma soprattutto ricontattare la propria natura più autentica, quindi è questo che intendo per riaccendersi, è veramente indispensabile in questo periodo storico, perché stanno tentando in tutti i modi di prenderci. E allora se noi subiamo questa pressione, che a livello emotivo, a livello psicologico, a livello energetico e anche a livello fisico, facciamo purtroppo la brutta fine della formica schiacciata sotto lo scarpone del contadino, solo che il contadino lo fa in maniera così non consapevole, invece qualcun altro da sopra cerca in tutti i modi di schiacciarci. Questa è l'impressione che ho. Di conseguenza, essere consapevoli di questa pressione e prendere delle misure di contrattacco per difendere la propria natura autentica e impedire che si spenga, mi pare una cosa piuttosto importante e urgente in questo momento. Quindi la prima domanda che vi faccio, perché non è che sarò solo io a parlare, è: perché siete qui? Cosa vi ha portati a venire qui oggi? Che cosa vi ha attirati o che cosa vorreste trovare? Cosa desiderate scoprire oggi qua, in questa ora? 2, 3, chissà, chi lo sa. Siamo aperti. Confrontarsi con delle tematiche che ci interessano a livello spirituale. Tu personalmente, quale tematica senti che calda per te? Ma un po' di tutto. Una, dimmene una. Ma la fratellanza universale. La fratellanza universale, ok, tema caldo anche questo. Grazie. Qualcun altro? Cosa è qui a fare? Perché siete qua e non al lago? Ma è successo che a Bergamo non c'è il lago, ma potresti anche fare un viaggetto e andarci. Perché sei una delle poche persone che ha fatto pubblicamente la verità di quello che sta succedendo. Ah, wow! Io ho il coraggio di dire la verità di quello che succede. Sì, non mi è mai mancato quel coraggio lì. Grazie di questa attestazione, ma credo che se siete qua anche voi ci avete un certo punto. Cioè, ci attraiamo tra simili. Non posso andare a genio a qualcuno che invece preferisce tenere le cose nascoste o ha paura di dirle, oppure non si vuole comprometterle nel dirle. Io le dico perché escono fuori da sole, quindi sinceramente se a qualcuno risuonano vuol dire che accade, perciò è bene che siamo qua fra simili. Qualcun altro? A me perché mi hanno fermato. Cioè ti hanno preso anche che qua. Non dirti la verità, sì. No, fa sempre piacere comunque conoscere nuove persone con nuovi
nuove esperienze, nuovi punti di vista, confrontarsi con chi porta nuovi punti di vista. Ti portano a fare nuove domande. Eh sì, sì. Dicono che chi domanda comanda. Tu perché sei qui? Perché la parola di accenditi mi ha preso in piedi. La parola di accenditi ti ha colpito. Esatto, c'è bisogno di riaccendersi. Io ho bisogno di riaccendermi in particolare. Quindi questa parola è molto azzeccata. Sì, questa parola è azzeccata. Quanti di voi per alzata di mano ritengono di avere almeno una parte di sé che avrebbe voglia o bisogno di essere riaccesa? Almeno una, non dite che non vi sto dando degli spettri. Grazie. Almeno una, perfetto. Ce n'è una che invece è accesa del tutto, mi fa piacere. Che non ha alzato la mano. Quindi mi dice mai. Non ho alzato la mano. No, dicevo lei, mi fa piacere comunque. Se è tutto acceso, ci aiuti a fare luce. È importante questa cosa. Bisogna stare attenti a non prendere la luce in faccia. Non prendere la luce in faccia. Bravo, bravo. Allora, attenzione, perché ci sono le finte luci. Sì, mi attacco a questo spunto. Se puoi parlarci anche di questo. Sì. Molto interessante. Allora, uno spunto che arriva da Stefano. Gianluca. La differenza che c'è fra probabilmente una luce propria e una luce riflessa, fondamentalmente è questo. Allora, ci sono sicuramente dei momenti della vita in cui noi siamo al buio, perché accade qualche cosa o che ci spegne o che crea il buio intorno a noi. E in quei momenti può essere utile e necessario farsi illuminare da una luce che vediamo, perché siamo troppo in difficoltà. Non è infrequente, non è neanche sbagliato cercare aiuto. Il cercare aiuto può anche voler dire, appunto, io sono al buio, là c'è una luce, mi dirigo in quella direzione. E fino a lì andiamo bene, perché quella luce ci può iniziare a far vedere delle parti di noi che erano al buio e non vedevamo più, o a far riscoprire delle cose intorno a noi che non eravamo più in grado di vedere. Nel momento in cui però abbiamo preso coscienza di quello che siamo, di quello che abbiamo intorno, è il momento di dire grazie luce, adesso parlo perché ho fatto la carica e sono in grado di proseguire da sola. L'inghippo può capitare quando invece uno continua a rimanere appiccicato alla luce di un altro e quindi non si rende più conto, tra l'altro, di chi è chi, di chi è la luce, è mia o sua, oppure do tutto il merito alla luce dell'altro e non riconosco più la mia. Questo accade anche nelle relazioni, nelle relazioni di coppia. Si dà il merito all'altro di qualcosa, o la colpa all'altro di qualcosa. Accade in tutte le situazioni dove abbiamo un'interazione. Quindi la differenza è quella lì. Dopo un po' iniziare a distinguere me dall'altro, la mia luce dall'altro. Tutti abbiamo la nostra luce. Confonderle troppo a lungo rischia di non farci più ritrovare la nostra individualità, che invece è essenziale per ritrovare il nostro fuoco. Per fuoco interiore io intendo il fuoco che illumina e scalda, non il fuoco che brucia e distrugge, perché c'è una bella differenza qua. C'è chi prima di me ha ampiamente spiegato la differenza tra le ottave basse e le ottave alte, così come la rabbia è un sentimento molto vicino al fuoco, però è l'ottava bassa perché di solito distrugge. L'impeto invece è l'ottava alta dello stesso sentimento, c'è cioè una qualità di vibrazione più alta ma sullo stesso punto, che invece illumina e riscalda. Quindi possiamo dire che il fuoco di riaccenditi a cui mi riferisco sicuramente è questo qua. O anche la gioia può essere un fuoco, sono dei sentimenti che facilmente possiamo abbinare all'elemento del fuoco. Ok, vi dicevo prima che mi vorrei agganciare a qualcosa che ho vissuto recentemente. Ieri sera ero a cena con dei giovani, molto giovani, sui 24, 25 anni al massimo, che sono dei miei allievi di teatro. Abbiamo fatto una cena e abbiamo condiviso delle considerazioni. Abbiamo parlato a un certo punto, perché mi è venuto in mente questa cosa, dei limiti interni rispetto ai limiti esterni. Perché i giovani, anche gli adulti, è proprio una cosa che ci portiamo appresso, hanno questo timore di prendere la strada sbagliata. A un certo punto devo prendere una strada, o la prendo in quella direzione e vado di qua, o prendo quell'altra e vado di là, e non mi posso sbagliare perché se prendo quella strada dopo non c'è più via d'uscita, se prendo quest'altro, ho preso questa, è finita. E gli ho detto, ragazzi, non è così. Non è così, perché se vi danno a tutti i costi l'impressione che il tempo sia il padrone della vostra vita, allora è finita.
Se invece voi vi considerate da un'altra prospettiva, non è il tempo a determinare, ma siete voi. Di conseguenza, buttate a mare questo concetto e cercate di concentrarvi invece su quello che voi considerate un vostro limite, indipendentemente da quello che vi viene detto all'esterno. Allora, il punto qual è? In questi 6 mesi, per esempio, che abbiamo avuto dei limiti, non potevamo uscire, non potevamo fare questo, non potevamo fare quello. Io ho ripensato delle cose che avrei voluto fare, viaggi, scoperte, cose anche di avventura, che mi sono sempre impedita di fare. Cioè, volevo farlo, ma poi non lo facevo. Programmavo e poi non lo portavo a termine, perché c'avevo una serie di fisime mie, problemi che mi ponevo io davanti, ostacoli che vedevo solo io, paure che non erano ancora state sciolte. Adesso che invece negli ultimi mesi ci ho avuto un ostacolo effettivo davanti, per cui oggettivamente alcune cose non è stato possibile farle. Per un tot di tempo mi sono detta, ma i limiti che mi mettevo io, ma che cacchio poggiavano? Cioè adesso non posso fisicamente, e prima perché non l'ho fatto? Dove cavolo stava il limite? La differenza quindi è limite interno o limite esterno. Io credo che in questo momento, se vogliamo provare a dargli una spiegazione positiva, ci stia facendo vedere dove sta la differenza fra un limite che ci poniamo noi internamente e uno che arriva da fuori, tanto che si può comunque fare a meno e scavalcare il limite posto da fuori. Infatti, non a caso ho iniziato a parlare di recinti percettivi, perché il recinto percettivo è una versione falsata della realtà, è una percezione distorta della realtà, come se fossimo circondati da un limite. Se noi riusciamo a oltrepassare questo limite, abbiamo più libertà nella nostra azione. Questo recinto percettivo ci viene messo dall'esterno, poi però lo interiorizziamo e diventa un limite acquisito e non lo mettiamo più in discussione. Quella cosa lì diventa un assunto, una base inamovibile, e non ci schiodiamo più da lì, e diventa difficile perché non la vediamo neanche più quella cosa. È così e basta. Cioè mi hanno detto che tu sei così. Dopo un po' tu sei così, perché rivesti quel ruolo, c'è quella maschera, non ti schiodi più da lì. Ed è difficile andare a scovare, a meno che poi non succeda qualcosa, succede sempre qualche cosa. Quindi quello che ci è successo, secondo me, è stato un bello scossone per farci rendere conto, no, noi possiamo fare molte più cose, perché ci dobbiamo porre il limite? Dove sta sto limite? Perché se io ho un sogno, e adesso parleremo di desideri, ancora non l'ho realizzato? Ci sono poi quelli che io chiamo desideri veri e desideri falsi. Quindi vorrei sapere da voi se questa cosa vi torna e se secondo voi è possibile che esistano dei desideri veri e dei desideri falsi. Tra parentesi, è un modo per capirci. Sì. Come si distingue un desiderio vero da un falso? Il desiderio vero è dettato dalla paura. Il desiderio falso, scusa. Il desiderio falso è dettato dalla paura. Tu hai paura di qualcosa e quindi hai un desiderio, fai una cosa o non fai una cosa perché hai paura, quello è falso. Ma un desiderio può essere innescato dalla paura? Un desiderio? Il desiderio più che altro è falso, è quello da una visione esteriore della vita, diciamo, detto così, sì, basilare. Poi può essere indotto dalla paura, può essere indotto da tante cose. Il desiderio falso arriva dall'esterno. Di, sì. Non è tuo, ma non arriva da fuori. Da qualcosa di materiale, da un sistema evolutivo, diciamo, ormai sempre più basato sul grossolano, sul corpo, sul materico, sulla materia, esatto. Okay. Può essere anche un riflesso del desiderio di una, che tu vivi attraverso un'altra persona che lo desidera. Ecco, perché io lo vedo così. Cioè, siccome lo desideri tu, allora lo desidero anch'io. Ma la roba, ma non è roba che mi appartiene, perché non arriva da me, arriva da qualcun altro. Quindi esce dall'esterno. Non è una cosa che arriva da dentro me. Se non è endogena, è esogena, bravissima. Esatto. Wow. Qualcos'altro, qualche vostra impressione? Esogeno, la filosofia linguista e logica dicono che i desideri nascono sempre dalla mente. Poi bisogna vedere appunto la mente come una convoglia e l'energia che segue il pensiero, che poi crea. Corretto, il desiderio è, diciamo così, fasullo, può arrivare dalla mente, quello autentico allora da dove arriva? Dall'anima. Oh, coro. Avete detto metà, anima e cuore, ma sono parenti stretti. L'anima e il cuore sono parenti stretti. Bene, ottimo, ottimo. Infatti, anch'io ritengo che il desiderio autentico arrivi proprio da lì.
come si fa a riconoscerlo, cioè che segnali dà, cosa si sente, felicità. Cosa... felicità. Cioè, se io mi connetto al desiderio, cosa sento? Qualcosa di persistente dentro di me che continua a elaborarsi con una felicità, una luce interiore, dice l'input, un input, a me di che arriva da dentro e dice fallo, è questo, è bello. Ah, come se fosse una spinta. Da qualcosa, vai, sì, fallo. Poi magari okay. Puoi sempre avuto, fallo, sì, infatti io aspetto. Igor Sibaldi dice che quando lo scrivi ti viene il sorrisino. Ah, ok, lo scrivi e lo leggi, e magari lo. Se non c'hai questo sorrisino, vuol dire che non è un desiderio. No, smile non va. Non funziona. Se non si sorride, non funziona. Però penso che sia un riflesso condizionato dell'anima, cioè il corpo che manifesta anche nel corpo, sono segni del corpo che manifestano. Sì. Un sentire dell'anima, certo. Il corpo penso che non si riesca a lavorare in parole quello che è vero, cioè è detto, è soggettivo da persona a persona. Sì, parole difficili. Infatti, vi chiedo lo sforzo di parlare delle sensazioni anche a livello fisico, perché lì è difficile che menta il corpo. A volte può essere ingannato anche dall'egoismo il desiderio. Sì, nel senso, io voglio, non so, anche qualcosa di spirituale. Lo voglio. Cerco di volerlo, ma è egoico quello, non arriva dal cuore. Sì. Perché tutto gira attorno all'amore, come allora, diceva Dante, è l'amore che muove sulle altre stelle. Diciamo che la qualità essenziale del volere... Spesso l'egoismo subentra, noi crediamo che sia qualcosa di spirituale, invece no. Bisogna imparare a fare una distinzione, perché la qualità essenziale della volontà in realtà è animica. Poi si rischia di confonderla con l'ego. E anche lì dipende forse su che ottava ci collochiamo, perché io posso volere insistentemente e cociutamente una cosa che, come dicevamo prima, arriva dall'esterno, quindi la volontà sarebbe anche giusta, però è per lo scopo che non è allineato con me. Se invece è un obiettivo, un desiderio dell'anima, va bene che ci sia la volontà, quella con la V maiuscola, però, cioè quella che ti porta a dire dai, vai, fallo. È una volontà gioiosa, c'è cioè un impeto di volontà, ma ispirato. E poi non vedi niente. E cioè, non vedi niente. Ma ispirato da voi. Cioè vai senza neanche pensare a quello che... Cioè, se è reale, i limiti non li vedi, le paure non li hai. Sì, perché è proprio un richiamo molto forte per cui la paura svanisce. L'ispirazione per me arriva solo dall'anima. L'ispirazione, per come la vedo io, non è egoica, è solo animica, perché è un'emozione superiore, l'ispirazione. L'ispirazione, sì. Sì. Non può arrivare dalla mente, dall'ego, per me. Poi, c'è stato un accenno all'ispirazione, ispirato dall'ego, no, per me non è possibile. Stimolato, indotto dall'ego, ma non ispirato, perché per me è solo area, diciamo, intuitiva, animica dell'emisfero destro. L'intuizione e l'ispirazione. Spesso i desideri arrivano da quell'area lì. Vediamo un po'. Cosa significa, adesso butto lì dei punti, poi li mettiamo insieme. Cosa significa per voi uscire dalla zona di comfort? Anche legato al discorso del desiderio. Affrontare se stessi. Guardarsi in faccia, mettersi in gioco, fare qualcosa senza nessuna certezza della riuscita, ma la tua anima sente che devi fare quella cosa lì, ti affidi. Ed è facile uscire dalla zona, no? Perché questo discorso del vai e ti affidi, magari, cioè, mi sveglio domattina, ah, sono io, vado, mi ispiro. È dura, cioè si può arrivarci. Non ho detto che è facile. Però mi manca un pezzetto. Dico questo perché mi manca un pezzetto. Allora, io sono qua e magari sento che sono portato ad andare in quella direzione. Metti che c'è un desiderio, un'ispirazione. So che al di là della barricata c'è la realizzazione di questa cosa. Per andare da qua a là c'è la zona di comfort da superare, che spesso coincide con un recinto percettivo. Quindi... che strategie ci possiamo inventare per uscire dalla zona di comfort?
vediamo un po', facciamo un riassunto di strategie, perché sicuramente vi sarà capitato di essere in un momento di chiusura, difficoltà, blocco, non siete rimasti in vita naturale durante. Avete adottato una strategia, o intuitivamente, o seguendo un consiglio da un libro, da qualcuno, durante un corso, non servono, si prende a piene mani. Bisogna fare un lavoro interiore. Interiore, bravo. Certo. Sì, perché spesso il comfort arriva dalla materia. Quindi noi dobbiamo lavorare spiritualmente per creare questo equilibrio e andare oltre. Ok. Perché altrimenti si rimane bloccati. Questo è un modo... Bloccati dalla materia. Sì. Devo tenerla, no. Sì, ma più che il discorso del volere, io sto cercando di capire assieme a voi com'è che faccio. Io a fare iniziato ad amarmi. Ecco, cosa vuol dire amarsi? Io ho iniziato 4 anni fa, sono uscita dalla zona comfort, combattendo con me stessa, con tante avversità. Ho iniziato ad amarmi, ad amare me stessa, vedete, per la prima volta. A vivermi, a conoscermi per la prima volta, avendo sempre lavorato per più di 50 anni. Ah, ecco. Hai passato la vita a lavorare per gli altri. Andare agli altri, io non c'ero. Io mi sono annullata, sempre. 4 anni fa ho iniziato a guardarmi attraverso una foto. Una tua foto? Una mia foto che mi ero scattata in quel momento, che non sapevo neanche che si chiamasse selfie. Ignorante al massimo. Una mia amica in Facebook mi fa selfie e io me lo faccio più di merda. Sì, non sapevo cosa fosse selfie, ho chiesto un'altra dopo, tu sai selfie? Con la tua foto, rimbambita, quindi, e io da lì? Io da lì ho iniziato da madre, chi è questa? Ti sei questa? Vista per la prima volta? Per la prima volta mi sono vista, mi sono piaciuta, mi sono amata, e ecco, ti aspetta che parto un po' da qua. Io ho fatto il cammino da lì. 4 anni fa ho iniziato da me. E lì ogni passaggio lì è stato il mio risveglio. Ho iniziato il risveglio nella spiritualità, perché poi mi hanno aperto 1000 porte. Perché ti sei allineata. Mi sono allineata, mi hanno mandato da tutte le parti, mi hanno mandato, io non sono qua per caso. Mi hanno mandato da tutte le parti, ho iniziato qua il mio percorso con Vivi, tante cose. Poi la Genesi mi è arrivata, la pentasfera, i cristalli, tutto un passaggio. Ogni anno... Genesa che dir si voglia. Sì, tutto mi è arrivato tutto. E poi fa il corso, a seguire i seminari, io, libri, queste notte, di tutto. Quindi hai aperto, diciamo, un canale che ti ha portato veramente al di là. E lavoro su me stessa tutti i giorni. A volte mi fermo anch'io, a volte un po' mi perdo. Il ritmo non si può tenere sempre uguale. No, però ho fatto una grande lavoro. E quindi potrai. I primi quattro anni della mia vita, io sono rinata lì. Ok, grazie. Mettiamo insieme anche qualche altra esperienza. Anche per me, ma al contrario, per me la foto è stata guardando chi è. Non ti sei riconosciuta nella tua foto? Mi piaceva. Da quella che per me era la zona comfort, che è stata faticosa da lasciare, non era più quello che era il bene prima uscito. Quindi questa cosa è stato un altro spazio tattico. È una rinascita, cioè cominciare a fare un percorso per me egoisticamente. Ma la prima cosa che hai fatto qual è stata? Cominciare a chiedere aiuto in diverse razionali e irrazionali. Quindi razionali dello specialisti e irrazionali per quello che c'è in questo campo. Professionisti di vari ambiti. Di vari ambiti. Spaziate, tutti dicevano le stesse cose, quindi qualcosa di che non c'è peggio. Si parla molto spirituale. Grazie. Ve lo chiedo non per farmi i fatti vostri, cioè mi interessa andare a vedere il primo passo qual è stato, perché vedete, è un attimo andare nel discorso, dobbiamo andare sullo spirituale, dobbiamo lavorare sulle energie, dobbiamo concentrarci più sull'anima e non sull'ego, ok, in soldoni, cioè io sono molto pragmatica, il primo passo, io devo uscire dalla zona di comfort, sono bloccata da 2 anni, che cazzo devo fare? Abbandonare la paura. Per me è stato... Cosa vuol dire abbandonare la paura? Di presto, nella pratica, per me è stato parlato di abbandono totale a Dio. Perché ti spiego quello che avevo detto prima, il desiderio può venire da una paura. Se tu per tutta la vita credi di non essere in grado di fare certe cose, ti autoinganni, ti racconti le balle da sola. E allora dici, voglio diventare la super professionista in questo ambito, perché hai paura di fare l'altro. Sì.
Sì. Che è quello per cui sei nata, è la mia storia. Cioè, di solito la paura più grande è quella che contorna l'obiettivo reale. Brava. E quindi nel momento in cui io sono toccato il fondo della depressione, mi sono proprio abbandonata a Dio e lì ho cominciato a guarire e a capire la mia missione di vita, per cui ho trasformato la mia attività. Io ho diciamo, vissuto i miei talenti solo il 50% per la maggior parte della mia vita e adesso, anche se non sono più giovane, me ne frego totalmente dell'età e cerco di viverli al 100%. Ho cambiato tutto. Sì, ho cambiato la percezione di te. Il primo passo è stato riconoscere che la paura non è una cosa che viene da te. La paura è una cosa, è un inganno. La paura è un inganno. Per me è una percezione. È una percezione ingannevole. Sì, percepire la paura è l'amore. Passo fondamentale. Quindi è stata anche un'accoglienza di quel sentire, senza né scappare, né giudicare, né cercare di cambiarlo a forza, cioè accoglierlo, questo è molto femminile, dell'energia del femminile, intendo. Cioè percepire, accogliere, ascoltare, anziché rifiutare. Da lì poi si crea una condizione per cui la rinascita è favorita. Se tu combatti, non tieni. Lasciati andare in modo che poi arriva qualsiasi cosa, arriva, la affronti, la guardi, lascia andare quello che va lasciato andare, il resto che ti serve te lo tieni, te lo lavori, lo lavori, lo smuti, è tutta una trasmutazione. Sì, si trasmuta passando da lì. Assolutamente. Se non passi da lì non puoi trasmutare niente, sì. Cioè non è che lo puoi fare così da a distanza, sto là, sto fuori, adesso trasmuto. No. Cioè ci devo entrare dentro, sì, con tutte le scarpe, e a volte fa male. Non a volte. Di brutto, sì, a volte di più, a volte un po' meno, ecco. Fa sempre male, sì, fa male. Perché se non si entra in quella condizione lì non è possibile modificarla, cioè però non è un atto razionale. Però nel momento in cui tu lo guardi in faccia e dici ok, ho trovato che ci sei, ti ho visto. Ok, forza, vai, via, lavoro, ti trasmuto e libertà. Sì, sì, lì è una, per esempio, una volontà. Assolutamente. Lì ci vuole la volontà, sì, come qualità essenziale. Sì, sì. Io decido che sto lì. Sì. Ho la volontà di stare lì. Sì. La volontà è fermezza, sì, la volontà è presenza, è radicamento. Senza la volontà, che è la base, è la radice, non riusciamo a fare questo lavoro. Però ci sono più tipi di volontà. C'è la volontà per lavorare su te stessa e superare queste cose della vita importanti. E c'è quella volontà che di... la voglio raccontare, fatta fine, me ne prendi te, ecco, figa, ecco, no, un'altra applicazione. sono volontà, quindi sì, però questo è importante. No, qui l'ho lanciato qui pezzi da 90, mica di cazzabugole, stavo parlando, quindi volontà di quelli che qualcun altro che mi dice il suo primo passo concreto fuori dalla zona di comfort. Cambio di alimentazione. Ah, ottimo. Cambio di alimentazione è fisicissimo. A livello di coscienza cambia molto. Sì, però il primo passo è fisico. Il primo passo è fisico, poi sì, ce ne sono stati altri fino a... Sì. Non sto discutendo sul tipo di alimentazione. Grazie. Ok, l'alimentazione. Quindi qua quello che mi interessa sottolineare è che prima di andare a vedere o a valutare i grandi cambiamenti mondiali, universali, epocali, bisogna partire da una cosa molto piccola. L'errore che si fa spesso, è un errore che ho fatto anch'io a lungo, è di avere una visione di magnificenza su un obiettivo, una cosa che volevo realizzare, e poi non riuscire a farlo. Perché era troppo, cioè non che era troppo il sogno, ma non mi ci potevo avvicinare subito in un passo, non sono arrivata, no? Dovevo mettere le basi, dovevo fare dei cambiamenti, io dovevo cambiare. Cioè io, attenzione, dovevo essere in accordo con quell'obiettivo lì, perché se l'obiettivo è grande ed è alto ed è qua, torniamo al desiderio, mettiamo che il desiderio è qui, ma io mi trovo qua banalmente per un discorso sia di legge di attrazione che di legge di risonanza, non posso entrare in contatto con quella roba lì, allora io devo essere all'altezza del mio desiderio. E come faccio? Inizio da me. Il primo passo, per esempio, cambio alimentazione. C'è una roba che mi fa male, c'è una roba che mi tiene le energie basse, oppure banalmente mi scarica anche solo a livello fisico, tipo io se mangio il glutine, dopo un po' le energie se ne vanno, cioè mi toglie energia, quindi io lo devo levare. Quello è stato un primo passo anche per me, fare delle modifiche. L'altra cosa su cui vorrei porre l'attenzione, sempre riguardo ai piccoli passi,
oltre alle cose concrete tipo queste, sono le abitudini di pensiero. Perché io posso anche avere tutta la volontà, il desiderio bello chiaro, faccio il primo passo per uscire dalla zona di comfort, però poi nella mia testa c'è il maledetto criceto che va avanti a girare nella maledetta ruota. Come la gestisco questa? Chiedo a voi. Lo conoscete il criceto? È una celebrità questo criceto. Su tutti gli schermi, criceto. Come lo abbattiamo questo animale maledetto? No, non lo abbattiamo, poveraccio. Cioè, devo destrutturarle, nel senso che mi pongo delle domande e dico, è vera questa cosa? Oppure dico, non è vero niente. In questo modo vado, non so come spiegare, ad alleggerire quelle che sono le mie credenze che per anni ho continuato a credere fossero la legge, no? Ok, richiedo uno sforzo, questo è impegnativo. Sì, ma tu ti fai delle domande per ogni singola cosa? No. Fatti domande? No, ma... però quelle che ti sei fatta sono state domande determinanti, sì. Sembra di capire. Sì. Cioè qualcosa che ti ha fatto fare un click. Esatto, però man mano tu ti metti in dubbio tutto quello che, a cui credi, si smonta pezzo per pezzo. Benissimo. Sì, lì è un po' come quando esci dal recinto percettivo. E vai un po'. Sì. Esatto. In un territorio nuovo. Da qualche parte vai. Sì. Però prima di tutto hai bisogno di accorgerti che c'è un criceto. Sì, l'accorgersi è la prima cosa. Bravo, esattamente. Quello già, non... il passo che hai fatto tu è già avanti. Ne aveva un altro prima. Perché a un certo punto, per mettere in dubbio una credenza, uno, devi accorgerti di averla. Due, devi capire che è una credenza. Tre, devi pensare che magari te l'ha messa in testa qualcun altro. Quattro, devi valutare che magari non va bene per te. Quindi tu ti devi ricordare ogni volta di metterla in dubbio. È già un bel po' di robetta. Prima che è tanta roba. Prima di questo, cioè, cos'è l'abitudine di pensiero? Proviamo prima a scartare la caramella. Forse identificarsi con la propria mente e col proprio criceto. Cioè, pensare che tu sei quella roba lì. E che non è vero. Anche, che diciamo che tu hai una mente, ma non sei la tua mente. In quel senso. Parzialmente, diciamo che arriva dopo come spiegazione, può essere che tra le abitudini di pensiero ci sia il pensiero io sono la mia mente, cogito ergo sum, quindi non si mette in prima il corpo, prima ti senti il corpo. Prima ti senti il corpo, va bene, no, ma stiamo andando fuori fuori. Io ad esempio ho un'abitudine che ho preso in passato per forse 4 anni, che mi ha aiutato molto a comprendermi. Io registro i miei pensieri. Registri i tuoi pensieri nel senso che li scrivi o no? No, li registro proprio vocalmente. Okay. Li registro. Io esco, sto in mezzo alla campagna, esco. Allora a volte mi arriva un input mentale e da quell'input io lo elaboro e faccio un percorso anche di un'ora. Sì, sì. Mi accorgo che sto registrando qualcosa. Mentre sto registrando, mi fluisce la parola in un modo che poi mi va a dare il concetto diverso e dico: porca la miseria, ho capito. Aspetta un po', la domanda che mi ero fatta mi è arrivata. Sì. E questa è pazzesca. Io ho 1000 registrazioni e io ogni volta che comprendo un percorso, qualche cosa, e poi magari poi le elaboro in un altro modo ancora. Io ho compreso, grazie a questa elaborazione che io parto, mentale, da una sorta di intuizione. E io da lì lo elaboro, dico perché così. A volte può essere anche per un qualcosa che mi è successo, a volte perché magari un'amica o qualcuno, o soltanto io che mi pongo le domande. Io ho un cervello che va a 360 e lo domande in alto. Che è molto problematico, cioè, mi dicono proprio che sono, cioè, fermati ogni tanto perché sei un'autostrada, non riesco a fermarmi. Dovrei, però questo mi ha aiutato. Ha salvato in tante cose, certo. Mi ha aiutato anche ad aiutare altre persone a comprendere. Perché hai ricevuto degli input per l'altro, sì, altri. Per me e per gli altri. A volte quando io riesco a capire e a comprendere attraverso questo e altri mi arrivano a porvi le stesse domande o a dirmi mi è successo, io avendo elaborato io, vale anche per l'altro, vale, che vale, io. Lo aiuto, sì. Dico, vedi tu se vale anche per te, e dico sì. Capisco perfettamente perché anche per me è la stessa cosa. La stessa identica cosa, anch'io ho la necessità di registrare, sì, perché il pensiero è troppo veloce. Sì, se sono davanti a una tastiera io scrivo in fretta, altrimenti se sono in giro telefono, nota vocale, la nota vocale viene fuori, pagine di diario che poi spesso diventano un articolo. Io scrivo il diario vocale.
Ah, fantastico. Il diario vocale, e da lì io registro due telefoni, sono scoppiati, sta scoppiando il terzo. Allora, diciamo che anche questa cosa bellissima che hai raccontato, che ci accomuna, è una cosa che arriva dopo. Sì. Cioè tu lì hai già capito, hai già imparato a distinguere cos'è un'intuizione da un pensiero fisso ricorrente. Perché se quello che ti arriva è una fissa mentale, non è quello. Tu sai che quella è un'intuizione, perché hai già fatto un percorso di pulitura, hai già levato via... A volte è parte da me proprio il desiderio di comprendere perché io faccio così, perché io continuo a pensare a questo, perché io procrastino in continuazione questa cosa qua, no? E allora faccio l'elaborazione io, cioè parto, io dico, ma io oggi sto pensando, continuo a pensare una settimana, parto così per dirti un vocale, e sto pensando di capire perché continuo a pensare a questo che mi fa male. Mi fa male questa cosa, e continuo a procrastinare. C'è un livello di consapevolezza già, tu ti accorgi che hai un pensiero ricorrente, scegli, ci fai caso, uno te ne accorgi, ci fai caso e lo elabori. Sei già dentro nel meccanismo di intuizione. Allora sono andato nel meccanismo. È successo qualcosa prima. Sì, ti si è sbloccato qualcosa come raccontavi prima. Prima di tutta questa roba qua, come faccio a accorgermi? Cioè, cos'è un pensiero ricorrente? Torno a quella domanda, perché se noi decodifichiamo che cosa sono le abitudini di pensiero, io le ho chiamate così, esistono anche le abitudini di movimento. Questo lo analizzo molto nei miei corsi di teatro, specialmente le abitudini di movimento. Cioè le posture fisiche indotte, gli automatismi corporei, che sono quello che poi a un interprete impedisce di essere un altro. Cioè sei sempre tu in un altro contesto, non stai interpretando qualcuno, sei sempre in un'altra versione. Perché? Perché non ti accorgi che hai una serie di abitudini indotte. In quel caso corporee ce li abbiamo tutti, c'è un bel lavorone di dismobilitazione fisica in quel caso. Quindi sul corpo è più facile accorgersi, sulla mente un po' di meno, perché non è che li sentiamo sempre i pensieri, lo sì. Cioè voi immediatamente, appena avete un pensiero, pam, lo beccate, capite che effetto sta avendo sul vostro sistema psicofisico e lo mettete a posto? Ci siete arrivati. Come quando, per esempio, quando ti registrano e senti la tua voce, ti dà molto fastidio. A molte persone dà fastidio la propria voce. A risentire la propria voce. A me piace. Sono la corrente, va bene. Ho sentito in parecchie persone. Sì, perché c'è una... c'è uno straniamento perché non ti riconosci. C'è uno riconosco. Comunque a vincere. Però prima mi dava molto fastidio. Può registrarsi un video e dà un fastidio molto bene. Ok, allora, proviamo... Vi porto sul pezzo perché... Forse si tende a divagare a volte perché non si vuole andare in quella direzione lì. Allora, le abitudini di pensiero, diciamo così, sono delle ricorrenze mentali acquisite che si sono un pochettino incancrenite. Cioè, è un'abitudine mentale, no, personale. Cioè, ognuno di noi pensa delle cose di se stesso, della vita e del mondo, le fa sue, anche se magari non sono sue, arrivano da fuori, quindi torniamo al discorso da dove arriva l'input, ma molto spesso non si accorge che sono in atto. Il fatto di accorgersene presuppone che si presti attenzione al proprio corpo e alle proprie emozioni, perché non è il pensiero la prima cosa che io riesco a captare, ma cosa genera. Sono gli effetti del pensiero che mi permettono di scovare il pensiero, perché cosa capita? Specialmente per chi ha dei pensieri ricorrenti che tendono a buttarlo giù, che a un certo punto c'è quella sensazione un po' lì di fastidio, che non mi sento proprio al totto. Oppure c'è un segnale fisico, un cerchio alla testa, una pesantezza sul petto, qualche indolenzimento nel corpo, la schiena un po' contratta. Allora, al di là che possano essere segnali fisici dovuti prettamente a colpo d'aria o perché vi siete mangiati un bufalo fritto, ma a parte quello, questa è la triade che ci permette di riconoscere, risalendo verso il pensiero. Quindi probabilmente ho
mettiamo un po' di fastidio nella zona dello stomaco. Ascolto lo stomaco. Mi accorgo ascoltandolo che c'ho un disagio, magari è un po' di rabbia. Dalla rabbia, se l'ascolto, magari mi viene in mente che c'è stata una telefonata tre ore prima, che è ancora lì che macina. Perché? Perché non sono abituato a riconoscere il pensiero automatico e a stopparlo. L'abitudine di pensiero, se poi riguarda noi stessi e la vita, cioè noi abbiamo la moviola che continua, il disco rotto che continua, ci rovina la salute e l'umore, oltre ad abbassare drasticamente le nostre energie. Quindi accorgersi delle abitudini di pensiero che abbiamo e cambiarle è fondamentale, perché se no, come dicevo prima che ci arrivassimo, è molto difficile capire il desiderio da chi arriva, perché arriva, come che passi fare per raggiungerlo e anche come uscire da una zona di comfort o da un recinto percettivo, perché io non sono minimamente consapevole di cosa cavolo sto pensando. Perché se su 100 pensieri ne sento solo, se va bene, 10, e sono stato ottimista, gli altri 90 girano nella parte inconscia. Non sono udibili tutti, anche se io nella testa ce li ho. Quindi in parte arrivano da cose pregresse, mamma, papà, eccetera, c'è tutta la partita degli antenna e la vite passa di tutto. E poi ci sono quei momo attuali che già quelli da soli fanno danni. Quindi cosa mi è successo oggi? La telefonata di 3 ore fa, come mi sono svegliata stamattina e come sono andata a dormire ieri sera. E non è semplice. Perciò per capirlo bisogna diventare più sensibili alle sensazioni che riguardano il corpo e la sfera emotiva. Da lì a ritroso posso andare a vedere che cosa sta succedendo. Perché se io come pensiero ricorrente ho una credenza, un mantra non consapevole che è tu non ce la puoi fare, ragazzi, io vorrei, però il desiderione la vedo dura che lo raggiungiamo, anche se ho la volontà di non mangiare più quella roba o di processare un pensiero mettendolo in dubbio o di, qualcun altro diceva un'altra cosa, faccio un passo, ma se poi c'ho il criceto che mi rema contro, io voglio andare in senso orario, questo gira in senso antiorario, si incrica il sistema. Vi torna? Sì. L'abitudine è procrastinare in continuazione nel pensiero, quella cosa che poi tu non la elabori, giustamente, come dicevi, quindi te la vai a mettere nel subconscio e dici come malattia. Che sono passato l'anno, mi ci sa assolutamente. Magari arriva da più lontano, si può risalire a qualcosa che molto antiche già. E bene, io dico di fare lontano per creare un cancro del genere. Ma perché poi, intanto, noi abbiamo una cosa che è la convinzione che ci hanno dato e che ci siamo dati, che la mente e il corpo siano separati. È vero. Quando lei diceva prima cogito ergo sum, questo è stato il disastro. Perché quindi sono uno va da una parte, uno va dall'altra. In realtà sono sempre connessi, sempre. Per cui se tu cominci a pensare a una serie di cose e sei capace di beccare il sintomo in quel momento lì, cioè già alla terza, alla quarta, alla quinta, alla ventesima volta succede qualcosa. Sto lavorando sulla tiroide, perché un altro uguale gli organi pancreatico. Allora nel libro non è che voglio concentrare tutta l'attenzione su questo, vi fornisco la cura, cioè qua sono suggerimenti di una che nel percorso ha trovato dei sassi, è caduta, si è alzata e ha detto ah ok, ho visto il sasso, la prossima volta sono più attenta, vi spiego come è funzionato per me. Quindi potrebbero esserci dei consigli che sono utili per voi. Questo è uno dei punti a cui presto attenzione, cioè riconoscere i segnali che ci arrivano attraverso questa consapevolezza. Per diventare consapevoli degli stimoli, i bambini che giocano, per diventare sensibili agli stimoli devo fare qualcosa che mi aiuti a percepire in maniera più sottile che cosa accade nel corpo e a livello delle emozioni. Poi chiaramente io faccio lo teatro, quindi propongo dei corsi di teatro trasformativo, perché lì all'interno si fa un lavoro corporeo piuttosto intenso con l'obiettivo di accorgersi appunto di quelle dinamiche fisse, per cui io quella postura per esempio non la muovo mai, però è anche un'armatura, diventa un'armatura fisica, un'armatura caratteriale, di questo ne hanno parlato anche altri grandissimi nomi, però per un interprete è indispensabile accorgersi, però perché solo un attore deve fare questo lavoro? Anche un individuo che ha una vita normalissima,
trae beneficio da un lavoro del genere, che è piuttosto intenso. E poi c'è il discorso delle emozioni. Cioè, se io devo entrare, per esempio, nell'emotività di un personaggio, e nella vita può essere entrare nella sfera emotiva di un mio simile, devo fare qualcosa. Cioè, non posso essere schermato, non posso filtrare tutto dalla mia personale prospettiva, devo togliermi da me e provare a entrare nell'altro. Questo però alla lunga mi dà una certa elasticità, una certa capacità di far uscire dalle situazioni, distinguere me dall'altro e non fare confusione, sia a livello di luce, come dicevamo prima, anche a livello di ombra, cioè questa è roba tua, tientela, specialmente lo dovremmo dire spesso a mamma e papà in company, è roba tua, via, tientela. E quindi c'è da fare un lavoro di questo tipo. Un altro modo che ci aiuta ad aprirci a queste percezioni sono le attività creative e artistiche in genere. Cioè io sono più specializzata nel lavoro teatrale, però a volte dipingo e molto spesso danzo. Per danza intendo danza libera, che, attenzione, non è una prerogativa delle donne. Non stiamo lì a fare Carla Fracci. Mettiamo musica, molto spesso anche percussioni, che vanno a stimolare gli aspetti legati ai primi chakra, la base, e lì scatenamento alla netta. Cioè è catartico ed è rinvigorente, oltretutto fa sudare e fa bene al corpo, perché non dimentichiamoci che l'attività fisica non è semplicemente andare in palestra, va bene, però se poi metto il pilota automatico mi vado a fare 5 km di corsa e c'ho il criceto, fermo, allora devo farlo con consapevolezza. Per me danzare mi porta in altri stati di coscienza piuttosto che correre mi affatica, ma magari mi fa sudare tanto, mi stanca, mi alleno i muscoli e va bene, perché dobbiamo ossigenarci e mantenere il corpo vivo. Cioè non possiamo riaccenderci in poltrona, ragazzi, non possiamo. Cioè ognuno ha le sue possibilità corporee, non è che tutti possono andare a fare trapezio e tessuti aerei come ho fatto io 3 mesi, poi visto che non era un po' troppo impegnativo, cioè dovevo allenarmi di più perché è veramente molto faticoso, però in base alle proprie possibilità il corpo va tenuto attivo, è nato per essere attivo il corpo, perché circolano delle energie e si muove tutto, si ossigena. Ma anche i 5 tibetani alla mattina, un esempio. 5 517.396. Sì, per fare un esempio. È per fare un esempio. Anche perché le cellule sono intelligenti, mandano l'input a tutto l'organismo. Esatto, dai l'informazione. E le cellule. E si sparge ovunque. Certo. Sì. Mandano le informazioni. Infatti l'omeopatia agisce in questo modo. Quindi abbiamo fatto solo dei piccoli esempi, ma per chiudere il discorso sulle abitudini di pensiero, se è vero che mi può scattare un circolo negativo, può anche essere che faccio scattare intenzionalmente un circolo positivo? Domanda, secondo voi è possibile? Ok, proviamo a pensare quali strategie potremmo mettere in atto per invertire la rotta. Cioè, se a me mi scatta il pensiero ossessivo negativo, decido di invertire la rotta, cosa faccio? Come posso instaurare un circolo virtuoso anziché un circolo vizioso di pensiero? Dipende il tipo di pensiero, dipende da cosa è scaturito, che cosa ti stimola, che cosa negativo. Proprio come così, primo basic, ma proprio basic. Io prima vi ho dato degli spunti, però magari voi avete già sperimentato qualche cosa. Sì? No, ti concentri su una cosa bella da fare, cosa che ti piace, che ti piace, perfetto, una passione. Sì, questo. Io di solito vedo fare il TikTok. Cosa ti metti a fare? TikTok. Cos'è? È una tecnica tipo siberiana, canalizzazione energetica. Ci metti a cantare o a fare qualche cosa sul TikTok, che è un portale sempre social. Ho capito, io pensavo che fosse una tecnica tramandata dagli scienziati della Siberia. Perfetto, sì, scherzo, io sono fatta così. Questo spezza un meccanismo, sì, va benissimo, lo scherzo, il gioco, sì, i bambini sono per me così, questo. E io sono quello che riuscito a vedere. No, ma va bene, è un problema. Allora, nella mia esperienza, questo mi è stato insegnato dai frati francescani, che sono stati meravigliosi nel mio percorso di risveglio. E infatti quello di cui tu parli, cioè il famoso criceto, loro la chiamano la controparola.
che viene dall'esperienza ovviamente basse, no? Ecco, allora io che cosa faccio? Faccio un'azione concreta. Appena riconosco il pensiero, ovviamente lavoro, eh. Eh sì, riconosco il pensiero, io lo contrasto con una parola contro quella controparola, cioè faccio una dichiarazione a voce alta, sì, che è l'esatto contrario. Brava, sì. E così aumento la mia autostima, sì, e contrasto questo pensiero che riconosco come non mio. Mm-hmm. Brava, perfetto. Sì. Quindi è come concentrarsi immediatamente sulla polarità opposta. Mi arriva un segnale giallo, blu, esatto, perché sono il colore complementare in questo caso. Non mi arriva un segnale verde, magenta, esatto, subito, pum. Immediatamente, sì, quando non ci si riesce. Però, vedi, adesso, con questa tecnica di opposizione gentile, hai innescato un'abitudine di pensiero positiva. Questa è un'abitudine di pensiero che ti aiuta, perché tu te ne accorgi subito, già, oramai non vai più nel pantano, come lo chiamo io, perché purtroppo la cosa difficile e drammatica, lo so perché ci ho passato veramente tanti anni della mia vita così, è che inizia sto monologo che poi ti porta sottoterra, perché poi le sinapsi funzionano per abbinamento, quindi se io ho dei neuroni collegati tra di loro si potenziano, il pensiero circola come una pallina del flipper, morire che si rompe, no, va avanti proprio alla grandissima, quindi siccome è una roba data storta, e beh allora vuol dire che, ma quindi è successo quell'altro, allora sono io che non valgo niente, quindi vuol dire che non riuscirò mai e di conseguenza l'anno prossimo sono ancora qui perché io non, eccetera, cioè arachiri proprio all'ennesima potenza, quella è un'abitudine di pensiero negativo. L'abitudine di pensiero positivo invece, per esempio, è darsi un incoraggiamento. Cioè, quando io magari mi sveglio una mattina che sono un po' giù, anziché iniziare a spararmi nelle ovaie, incomincio a fermi. No. Mi metto davanti allo specchio, ma so, lui sei, può essere uno strumento per alcuni, lui sei è stato utile. Quindi mi metto lì e mi dico delle cose. Perché è come se volessi sovrascrivere il disco rotto. Come se volessi cambiare il senso di marcia del criceto. Cioè, devo fare un'azione e ci vuole volontà, la volontà di cui parlavamo prima, non è una roba che accade in automatico. Io devo volerlo. Quando mi accorgo che parte sta roba, no, fermi tutti, fermi. Gratificati. Spirito guerriero in quel senso ci sta, cioè è positivo in quel caso. Vado a non distruggere, ma fermare, sì, poi lo disintegro, ma no, con l'intento di girare a 360 gradi la mia posizione, ho 180, se non torno più. La mia posizione rispetto alla situazione, rispetto al mio sentire. Vi lascio 20 secondi di silenzio, fate macinare questa roba un attimo, queste ultime parole che abbiamo detto, queste strategie che abbiamo usato. Potete anche chiudere gli occhi un attimo per sentire se, cioè, se vi arriva qualcosa, se vi vengono in mente le immagini, dei ricordi, dei flash. Nel frattempo, se è salito qualcosa che avete voglia di condividere, anche solo un'immagine, una frase, una parola. Avendo una immagine evanescente, una donna. Una donna, un'immagine, una luce, che assomiglia tipo una divinità, senza una forma stabilita, proprio soltanto la un'energia femminile. Sì, i bambini non aiutano. Ci si deve anche allenare alla concentrazione. Sono quelli che hanno capito di più, diciamo. Allora sì. Ah. Stanno mettendo in pratica. No, diciamo che sono ancora in grado di sentire. Non sono ancora plagiati. Non sono ancora condizionati troppo. 21. Io, infra 21 anni. Sì, poi io ti prendo anche da una serie di fattori del tuo vissuto personale.
Sì, sì, ogni sette c'è un passaggio, ogni sette c'è un passaggio. Allora, a questo punto vorrei sapere, ci sono domande da... dalla regia, è arrivato qualcosa? Non sappiamo, adesso ci informiamo, allora, Elisa. Nel frattempo qua ci sono domande, considerazioni o punti che vorresti aprire? Intanto io non so a cosa portare avanti, perché si può andare in una direzione oppure in un'altra. Sì, certo. Rispettiamo la sua volontà. Allora, però, se non volete dire una cosa personale, potreste aprire il libro a caso e vedere se c'è qualcosa che vi... chi è che vuole dare una scoperta? Sì. Io ultimamente ultimamente con i libri. Martellate come Fabri. Allora, parliamo di martellate, lo stavo dicendo da una mia amica in questi due giorni qua, che diceva quando arrivo a Torino, poi mi dico, dovete che martellate sul pego, che ne bisogno. Martellate come Fabri. Leggo. Sì, leggi il pensiero. Allora, ci hanno insegnato a essere concreti e a restare coi piedi per terra, per evitarci qualche ipotetico problema legato ai nostri sogni e alle nostre aspirazioni. L'esito di questo insegnamento ha fatto sì che la maggior parte di noi abbandonasse qualsiasi sogno e ambizione in favore di una più concreta realtà fatta di lavoro concreto e azioni pratiche. Insisto sulla parola concreto, proprio perché a mio avviso l'atteggiamento di entusiasmo è quanto di più concreto possiamo scegliere di adottare. Non perché ci distrae dalla realtà e ci trasporti in mondi immaginari in cui tutto va bene, ma perché, anzi, tende a farci realizzare per davvero quei mondi. L'unico motore che riesce a smuovere le montagne è l'entusiasmo, e non certo la sola forza di volontà. La volontà, come è comunemente intesa, è una bufala, così come la motivazione. Sì, cito parole che mi sono capitate sotto gli occhi proprio oggi, scorso fatto di notte. Quella è un po' lunghetta. Sì, in quel passaggio mi riferivo alla volontà esclusivamente mentale e non a quella legata all'ispirazione, come recita. Perché sennò dice, ma come prima? No, ma concordo in tutto in questo. Da bravo Gemelli faccio tutte e due le cose. Ti riprendo e leggo. Ah, attenzione. Gestire la quotidianità. Fantastico, ti risponde. Molto. Si sente. Però non ti devi spostare. Nel momento in cui occorre occuparsi di mansioni che annoiano, lavori che stufano, rapporti che mettono alla prova la pesantezza è dietro l'angolo. Ogni volta che è necessario trovare la fantomatica motivazione per fare qualcosa, come ad esempio riprendere attività fisica, rimettersi a dieta o riprendere in mano un progetto rimandato da tempo, le abitudini di pensiero negativo sono già schierate in prima fila. Esatto. Col coltello in mano. Cioè, col coltello tra i denti. E l'umore scende drammaticamente in picchiata per andare a schiantarsi sul suolo della mancanza di voglia. A rincarare la dose, come non bastasse, fanno capolino anche una serie di memorie non propriamente positive su situazioni irrisolte, conflitti, ricordi poco edificanti, episodi già vissuti che rispuntano come funghi fuori stagione. Il cervello funziona per associazioni. E se una tendenza negativa si fa spazio, ecco che anche il resto del battaglione giunge sgomitando da ogni dove. Per porre rimedio con urgenza a questo flusso motivante, occorre per l'ennesima volta focalizzarsi su qualche elemento positivo di se stesso, nonché ricentrarsi. Già, perché lo spazio che si crea nel cervello e che fa passare l'orda barbarica di stanchezza, malavoglia e dubbio è dovuto a un'assenza, la nostra. Vero. Se noi non ci siamo, la porta è aperta e entra chiunque. Se loro li facciamo diventare padroni di casa, siamo fottuti. Ci spartano, si impossessano di noi. Allora, sto pensando se farmi fare. No, non è l'energia giusta per quella roba lì. Perché non lo faccio sempre identico. Questo. Ecco, allora. Bella, questa cosa che hai detto adesso mi apre un'altra... Ce l'hai detta tu, eh? Che hai detto, ce l'ho detta io. Nelle due letture io ho trovato una connessione legata al fatto che c'è una parte che ci può tirare verso il basso, che la stragrande maggioranza delle volte arriva dal mentale, che poi ci porta in una condizione emotiva di
drenaggio proprio, in senso negativo, che si può tamponare attraverso un'ispirazione, una motivazione, un desiderio, un'azione pratica che ci rimette un pochettino in bolla. E come avevi letto prima, non per entrare in una condizione di sogno dove, sogno ad occhi aperti che andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene, cioè buttata lì così entriamo. No, no, è focalizzato ed è intenzionale. A che cosa serve entrare in quello che io ho chiamato lo spazio, il regno del possibile? Io lo chiamo il regno del possibile, perché dentro lì posso ipotizzare uno scenario differente. Posso pensare me stesso o me stessa in una condizione differente, in una veste differente, un abito diverso, una maschera volendo, però la scelgo, non sono super. Cosa vi ispiro, vi riaccende questa cosa, questa parola, il regno del possibile, entrare nella dimensione del possibile, cos'è per voi? Cosa quando, sembra che quando inizi a viverti, quando inizi a creare la tua realtà, quando inizi a esistere per te stesso e quindi a realizzarti qualche cosa, a lasciare andare tutto quello che per una vita hai vissuto nel negativo a servitore degli altri, e tu invece inizi a vivere, quindi tu entri in una realtà nuova tua, che ti sei creata tu, che inizi a vederti diversa. Diciamo che questo mi sembra di poterlo collocare più nel lavoro di pulizia del superfluo e dell'eccesso, cioè ti levi da una percezione di te, ne ipotizzi un'altra, ma lo riesci a fare quando entri in quella, non so come dire. Allora, il regno del possibile, ammettiamo che c'è una stanza. In quella stanza c'è tutto, tutto. Quando io entro lì, posso accedere anche a quello che dicevi tu, al resto e al resto. Però devo prima riconoscerla, quella stanza. Come faccio a entrare in quella stanza? Come faccio a entrare nel regno del possibile? Serve il coraggio. Coraggio, sicuramente. È una delle cose. Prima ancora del coraggio, perché magari il coraggio mi serve per fare il passo. La perseveranza. Perseveranza, fede. La presenza. La presenza a noi stessi. Ecco. Per me la differenza è quella, il fatto di accorgersi. Sì. Siamo sempre fuori. Sì. Infatti. Sì. Accorgersi è una parola. Un verbo fondamentale. Sì, esatto. Che non ci siamo mai, io porto l'attenzione personalmente al cuore, quindi mi rendo conto che ci sono, che esisto, e poi tutti i pensieri, che tutto il film che mi sono fatta, mi viene da ridere e dico, beh, ce la fai, brava, è difficile, esatto. Se ci riesci, bravi, te lo dici, e dei propri meccanismi fantastici, cioè la modalità on-off, dico io, cioè, così, sì, qui basta, fine. Possiamo dire che quello che hai appena detto è la condizione sine qua non, presenza, cioè, la condizione fondamentale è la presenza, perché se io non ci sono, come dicevamo prima, entra qualcun altro in casa, ma dove cacchio vado? Non ci sono manco io, dove andiamo? Che è il regno del possibile, il regno della monnezza, dove proprio non deve venire risucchiarsi dentro voi stessi, lo stato di presenza di per sé apre la porta al regno del possibile, perché in quello stato di presenza tu ti percepisci oltre alla tua dimensione fisica e umana, e quindi quello ti fa accedere al regno del possibile. È una percezione, bravo, non è, come diceva William Blake, non è una condizione mentale, dopo diventa anche una centratura mentale, ma prima è percettivo. Anche il regno del possibile è una percezione, esistente o non esistente dipende da noi. Io credo che esistano infinite possibilità e mi concedo la possibilità di esplorarle. Sì, allora ci sono. No, non esistono. Anche su altre cose, gli angeli, per dire, no? Chi ci crede, chi non ci crede. Dipende. Se ci credi, crei addirittura tu un'energia angelica che ti sostiene. Se non ci credi, non c'è. Dipende da te. Poi siamo noi. Ma parliamo in modo concreto, non è noi siamo i creatori che bla bla, le solite mistificazioni pseudo-spiritualiste che parlano di fuffa totale. No, cose concrete. Io dove mi colloco a livello emotivo e mentale? Cosa sento? Che emozioni ho quando penso a me, alla mia vita e alle possibilità che posso avere? Hai detto una cosa fondamentale. Il pensiero è creato. Assolutamente. Io posso creare il mio
mio paradiso o inferno personale. Sì, brava. Nella mia vita, nel mio mondo, sì. Secondo le pensieri. Tra l'altro, le abitudini di pensiero sì, negative mi buttano nell'inferno. Sì, se invece avvio un circolo virtuoso, sì. Entro nel paradiso sì. E quindi nel regno del possibile. A cosa mi serve entrare nel regno del possibile, oltre che stare bene in quel momento lì? Ma anche a creare infinite possibilità. Creare infinite possibilità. Sì, sì. Perché lì, tra l'altro, io ho una percezione non solo di me, ma anche della vita, completamente più espansa, perché sono presente, quindi tutto è possibile. E quindi se ho un problema, ma lo lascio lì un attimo, entro dentro nel regno del possibile, inizio a trovare la soluzione. Perché? Perché mi sento meglio. Ci sono una serie di libri di Abraham che parla della legge di attrazione, sì. Diciamo, per me è una delle fonti più precise riguardo alla spiegazione di come funziona il meccanismo della legge di attrazione, e parla spesso del meccanismo del sollievo. Quando io abbasso la pressione data da un pensiero negativo, un problema, e ok, c'è quel sollievo che dico, oh, un attimo di tregua, lì. Se la mente sta zitta, comincio a fare intuizioni, emozioni, mi accorgo che esistono anche altre cose fuori, mi accorgo dei profumi, per dire, mi arrivano degli spunti, degli stimoli. Un'idea creativa, che magari è la soluzione del problema, abbasso la pressione, ho questa dimensione di sollievo e tutto potrebbe improvvisamente sembrarmi superabile, fattibile. Quindi sono già entrato nel regno del possibile. Se ci entro volutamente e ripetutamente, quindi la faccio diventare anche un'abitudine sana, non per distrarmi sognando a occhi aperti, ma intenzionalmente entro lì per provare quella sensazione lì, perché lì apro, mi apro alla percezione di altro e mi arrivano tutte le soluzioni, bla bla bla. Io ho sempre avuto la sensazione che il famoso aiutati che Dio ti aiuta, quella roba lì. Sì. Cioè non è tanto il aiutati, ma mettiti nelle condizioni che il possibile ti raggiunga. Bravo, mettiti nelle condizioni perché ciò accada, perfetto. Ma c'è scritto sui suoi Vangeli. Certo. Ma voi farete miracoli anche grandi dei miei, è Bibbia. Quindi, cioè, quando abbiamo una se voi avete come un granello di fenomeno, direste a questa montagna, spostati qua, spostati là, e voi farete miracoli. La misura di quello che possiamo creare dipende da come non ci percepiamo e se ci collochiamo. Cioè, e lì torniamo alle abitudini di pensiero, eh. Non valgo un tubo, non me lo merito, non ci riuscirò mai. Ma qual è il regno del prezzo? Il regno del tutto male. Sono sempre io che mi metto in una colpa mia. Mia colpa, mia colpa. Quindi, mette tra le sensibilità. Non puoi. Ah, perché? Perché tu devi. È un'altra cosa. 2000 anni che siamo improntati da questo. Noi siamo responsabili al 100%. Noi siamo responsabili della sanità. Però vedete, accorgersi che nella testa ronza quel disco rotto che dice non puoi, non te lo meriti o tu devi, sì. Non è poco. Una volta che lo vedo, attuo un meccanismo pratico, concreto, per togliermi da quella condizione energetica e vibratoria, mi muovo, cammino, disegno, canto, urlo, abbraccio un albero, faccio qualsiasi cosa... E quindi mi sposto, mi colloco energeticamente da un'altra parte, sopraggiunge il sollievo e magari lì inizio a vedere altro. Cioè vedete che c'è tutta una sequenza, sembra che abbiamo sparato cavolate così a caso, in realtà c'è assolutamente una sequenza. Sì, no, ma è stato tutto assolutamente perfetto. E le cose ti vengono incontro. Le cose ti vengono incontro. Cioè perché comunque tu cominci a vedere, le vedi, a volte in piena faccia. Perché è necessario. A volte sì. A volte è necessario che ti arrivino anche in piena faccia. E quindi, insomma, troverete, se acquisterete il libro, parte di quello che abbiamo detto oggi, messi qua e là. Ci sono indicati gli spunti, alcune strategie, alcune tecniche che ho utilizzato io, compreso EFT, che è la tecnica di picchiettamento sui punti meridiani, che aiuta moltissimo anche come tecnica di emergenza, se proprio non ce la faccio uscire da lì, allora questo aiuta a far fluire l'energia in maniera molto utile. Ognuno è giusto che trovi il suo modo, la sua via verso questo regno. Il respiro questo lo possiamo allora, dare per respiro, direi che come la presenza è la stessa cosa. Prima cosa che voglio fare
bloccare, limitare il respiro. Certo. Sì. È verissimo. Quelle gregola, quelle archetipo che ti mettono su quella lavoro, roba lì, che ci mettiamo su. Sì. Perché noi diamo sempre la colpa agli altri, siamo noi stessi che certo. Ci siamo messi in quelle condizioni. Assunzione di responsabilità. Vero, sì. E da qua Elisa potrebbe ripartire da capo. Esatto. Vabbè, io vado avanti finché decidiamo che il tempo ce lo consente. Cioè, nel senso, se la media è un'ora e un quarto, ci siamo. Ma poi se puoi andare, fai quel che vuoi. No. Sì, sì. Insomma, già, ha fatto già più di una semplice presentazione. Sì, è più di una presentazione. Sì, cioè, sì. In realtà non è una presentazione, è un laboratorio. Sì. È un workshop vero e proprio. Sì. È un workshop vero e proprio. Ah, ci abbiamo parlato più o meno, secondo me. Ma questa interattività permette, cioè, di far uscire delle cose che sono giuste per questo gruppo. Io domani ho un'altra cosa, da un'altra parte uscirà un'altra cosa. Cioè, alcuni punti saranno fermi perché sono importanti, però in base alla partecipazione dei presenti escono considerazioni e sensazioni differenti. Anche l'interazione tra di voi o il riconoscersi, esatto, in cose comuni aiuta un sacco. Cioè, non è che siamo soli. Spesso c'è questa sensazione pesante di sentirsi da soli a combattere contro dei mostri giganteschi inseriti in un contesto difficile che ci limita, opprimente. Anche lì dipende da come lo percepiamo. Primo, non siamo da soli, ma secondo, anche lì, cioè, se io lo percepisco come una cosa che mi schiaccia per limitarmi, è un conto. Se invece la percepisco come una cosa che schiaccia per farmi reagire positivamente, è un'altra cosa. E ne ho parlato anche in una diretta di Francesco, di questa pressione. Per esempio, riagganciandomi al discorso iniziale dei limiti interiori e dei limiti esteriori, avere avuto questa pressione dall'esterno con certi limiti a me ha fatto vedere che i limiti che mi ponevo io erano delle cazzate immense. Quindi la pressione esercitata mi ha fatto avere una reazione di spaccatura di un ulteriore limite, perché il limite non c'è, me lo ponevo io il limite, non esiste, però ho avuto bisogno di una pressione più forte, una pressione reale, vedere un limite effettivo. È come se adesso fosse visibile, no? Completamente, quindi essendo visibile non puoi fare, cioè teoricamente non puoi più negare che esista. Esatto, lo vedi, lo vedi. Riconosci, dici, beh, ma allora quello che c'è un libro sono cavolate. Sì, perché ce lo poniamo noi. Quindi a volte la pressione, se riusciamo a vederla così, è uno stimolo anziché un freno o un limite. Dipende sempre noi dove ci collochiamo e se in base al nostro dialogo interno ci consideriamo capaci o meno di uscire da quella condizione lì. Facciamo e dispiamo sempre tutto noi. Sì. Da mattina alla sera e pure di notte. Crescendo è uno scandalista. Non molla mai, crescendo pionico. Per quello dico abbattiamolo perché è indistruttibile. Ma poi Bernardo, liberiamolo, dai. Ecco, è bello, lo liberiamo. Lo facciamo girare in altri posti. Togliamo la gabbia. Non togliamo la gabbia, lo facciamo uscire dal recinto per centino. Lo nutriamo meglio. Nutriamo il crice, la mente va nutrita. Allora, tornando, sì... Non va ucciso. No, assolutamente, no, non solo per quelli. Uccidiamo l'ego, no, Nati, l'ego ci serve, ci serve, tutto quello che amiamo ci serve. Non lo ammazza, lo trafigge. Dominare i sensi. Vabbè, diciamo che quello che dici, condivido, è un percorso più approfondito. Assolutamente, però ci si arriva anche a quello. Per partire da cose più alla portata, magari per chi... E all'inizio nutrire la mente con cose che con pensieri, attitudini mentali, sensazioni e azioni fisiche che ci aiutano a permanere in quella condizione favorevole, che ci aiutano a raggiungere più spesso lo stato di presenza o la condizione di ispirazione o quella di sollievo. Perché se noi ci spendiamo 5 minuti di tempo e per le altre 23 ore e 55 minuti andiamo avanti col pensiero disfattista, con la polemica, con la negatività, col vedere i problemi, capite bene che non basta. Bisogna contrapporre, bisogna fare un'azione che ribilanci in questo periodo storico molto di più, perché la pressione energetica da fuori è fortissima. Sì, è vero. Ogni 5 minuti
arriva qualcosa che ci può sballare. Quindi presenza, tassativo, respiro che ci aiuta a rimanere in presenza. Quindi già solo, ragazzi, il respiro e la percezione del corpo, anche quando si cammina, si va in giro, attenzione a cosa si muove nel corpo ogni gesto che faccio, anziché stare sempre qua, ogni ricordarsi, io a volte mi metto delle sveglie ogni ora, ogni due ore, più che mi ricordo presenza, respiro, e cerco di sentire il corpo, sentirlo fisicamente, una cosa fisica, non si può trascendere dal corpo, quelli che dicono andiamo alle dimensioni superiori, un attimo, prima le radici! Dopo i rami, va bene, ma prima in alto, prima in basso. Quindi è una cosa che ci può aiutare tantissimo. Oltre a questo, che è la base, stare attenti poi a cosa si pensa e cercare magari nelle nostre giornate di inserire un'attività che sappiamo che ci sostiene, che ci dà gioia, che ci stimola. Magari non abbiamo tempo sempre di dedicarci a questo, però non lasciare lì un quadro per 6 mesi come faccio io a volte, già adesso lo faccio e passano 6 mesi. Metterci lì gli attrezzi, predisporre anche uno spazio nella casa per cui noi in un attimo andiamo e facciamo, che sia girare i bulloni o intagliare il legno o dipingere o qualsiasi cosa, o fare stretching o yoga, cioè vale per tutti, uomini, donne, voglio dire, l'attività non è relativa al vostro emisfero, cioè alla vostra componente maschile o femminile, è però in questo caso deputata all'emisfero destro, inteso come parte più intuitiva, creativa, che si ingegna attraverso l'ispirazione. Questo senza dubbio. Quindi c'è da pensare se c'è qualcosa che potreste inserire nelle vostre giornate o all'interno di una settimana come appuntamento fisso con voi stessi, cioè mi faccio quella roba lì perché mi aiuta, mi bilancia, mi fa star bene, mi dà buon umore, mi dà energia. Pensateci un attimo, se viene in mente condividiamo. Io faccio meditazione, per esempio. Meditazione attiva o statica? No, statica. Ok, tipo vi passa o visualizzazione. Visualizzazione. Okay. Connessione della mente. Che aiuta, perché poi si visualizza le cose giuste. Poi tendenzialmente tendono ad accadere, quindi è già quasi un processo di manifestazione. Vado a lavorare sulla cascia. Ah, è già manifestazione. Sì. Vado sulla cascia. E mi aiuta. Anche cose più profane? Anche yoga, Anche yoga. Fisicamente. Danza. Ma tu hai i tuoi momenti dove te la fai per te? Sì. Come, assolutamente. Come momento creativo. Sì. Perfetto. Alla mia stanzetta. Ballare. Canti e suona. Qua è scritto sulla maglietta. Sì. Mi piacciono le ragazze che cantano. Sì, pensa che me l'ero persa questa qua. L'ho rimossa anche tu. Sì, la do. La metto una. Cioè, è un messaggio subliminale. Sì. Molto diretto. Molto subliminale, esatto. Molto diretto. Nel mondo del presidente. Poi parleremo della stanza dell'improbabile. Perché esiste anche la stanza dell'improbabile. Esiste anche la stanza di qualcosa che non è possibile. Ma possibile. Che non scenderà mai sul materiale. Il problema è la stanza. No, il problema per lui sarebbe fatto la stanza, ma trovare chi la rispettiamo la loro privacy. No, questo è il suo sistema, quindi è sì. No, suo e di quella di stasera. Canto e musica. Tra l'altro il canto aiuta tantissimo a riarmonizzare anche mantra. Non a caso. Non a caso sta accadendo qualcosa, no, sul cantare. Qualsiasi cosa accade, se ci sei dentro pienamente, va bene. Sì. Perché ce la metti tu l'energia, l'intenzione. Io sempre mi faccio anche i video. Sì.
faccio i video, è stato abbinato alla prima foto, il mio selfie, che non sapevo cos'era, e da lì sono partiti i video dove ho raccontato me stessa tramite le canzoni, ballavo e cantavo, facevo la cretina in poche parole. È una cosa che ti bacizza. Sì, avevo una cinquantina di video. Va bene, ma non ci mi diverto infatti. E poi sono fatto un cretino, ma lo piaccio. E poi rimasto sul freddo e ho più concettamente poi spiegare. Cos'altro? Potremmo passeggiata, inserire passeggiata nella natura. Passeggiata assolutamente. Una cosa che abbiamo sentito. Camminare in generale. Vabbè, non è stato manco possibile farlo per un certo periodo. Questo se lì capisci. Guarda, una cosa ti devi avvicinare. Quello che ti impongono di fare è quello che ti serve. È quello che ti impediscono di fare tendenzialmente. È quello che ti serve veramente. Il distanziamento. Infatti. Ma ci caso. Sì, è troppo ricambio. Stiamo facendo. Ma quello è uno dei casi dove la privazione può invece aprire la porta, esatto, alla comprensione, che è proprio lì che bisogna andare, cioè, quando reagire, cioè crea l'ondata opposta, esatto, penso che è quello che è quando la pentola, cioè la pentola pressione è come la forza di, quindi può. Puoi usarla come qualcosa che ti schiaccia, ma puoi usarla come qualcosa che ti fa uscire dal recinto. Sì, ma sì. Quindi, perché la pressione ti fa reagire. Ma bello! Fantastico. Abbiamo questo problema. Secondo me c'è la gente che non andava nemmeno prima a camminare. È vero. Ah, ecco, vedi? E invece ci sono mossi proprio nel periodo in cui non ci si poteva fare. Sono stati molti cambiamenti per le persone. Comunque, questo ha portato molti cambiamenti. Sì. Tanti sono stati negativi, ma la maggior parte sono stati positivi. La gente si è scoperta su tante cose. Ma non ti paghiamo. Io da domani mattina cosa posso fare in concreto? Perché sennò poi rimane aleatorio. Io ricammino sempre nei boschi e sto in mezzo. Bello, sì, lo faccio anche, non mi muovo mai. Ma suoni? No, invece su YouTube. Poi, ah, bello! Sì. Tipo, da un vulcano. Sì, ecco, qualcosa che sia ritmico. Sì, risale. Io ho già un darbuka e io mi diverto come una pazza sia a suonarlo lo strumento che a danzare. La darbuka è uno strumento marocchino, più piccolo. Mm. Rispetto allo jambé, che invece ha la pelle di capra ed è di legno, però sì, la quegli altri. Io ad esempio uso il drubi, ad esempio. Cioè il drubi o suonare il tamburo sciamane, quello non ce l'ho, però c'ho il drubi, che è diverso, non so, diverso. Dai ragazzi, io andrei in chiusura, ma vorrei che lanciassimo un messaggio collettivo a chi sta vedendo il video, la diretta, visto che tanto abbiamo condiviso live questo, sì, sì, questo momento. Sono un sacco di bacheche. Che cosa, che intento vi piacerebbe lanciare, che arrivasse chiaramente buono per voi ma anche per altri? Se poteste collettivamente buttare fuori un'ondata energetica di qualche tipo, con un intento, cosa... Prendiamoci libero e felice. Sì, felice. Sì, felice. Vorrei che tutti riuscissero a trovare la strada. Vivere se stessi. Amore. Ama. Poi, prendendo spunto dal tuo libro, riaccendersi, però senza bruciarsi. Bravo. E poi, tenere alimentata la fiamma della consapevolezza interna. Sì. Sì, mantenere viva la fiamma della consapevolezza. Mi sembra un intento meraviglioso che va bene per tutti, anche per i sassi. Perciò ragazzi, mi auguro che troverete qualcosa di utile qua, che uscendo manteniate questa vibrazione che avete adesso. Cioè siete già arrivati preparati, eravate già sul pezzo, devo dire. Forse perché questo ambiente accoglie normalmente eventi di questo tipo, quindi chi lo frequenta sa già che va in un ambiente di questo tipo, per cui l'ambiente ha favorito nettamente di posizionarci qui, però vorrei che una volta usciti facessimo caso al fatto di mantenerla questa vibrazione, perché come dicevamo prima fuori ci sono distrazioni, cose, rumori, fastidi, pensieri, notifiche, gente che ci disturba, telefonate, i social, qualunque, e noi spariamo, non siamo più presenti. E c'è un'egregora pesantissima. Quindi non è più sufficiente quello che facevamo prima, bisogna rincarare la dose di attenzione. Perciò proviamo,
poniamoci l'intento, almeno fino a stasera, di portare avanti, no, perché guardate che è un attimo, non è che stiamo parlando da qua una settimana, da qua a stasera, per alcuni da qui a 5 minuti, di mantenere coscientemente questa sensazione anche di condivisione, di bellezza, del fatto di esserci trovati in una condizione relativamente normale, cioè vedendoci in volto, seduti normalmente, senza panico, come facevamo prima. No, per me non è poco in questo momento. Allora, apprezzo moltissimo che voi siate qua così, perciò proviamo a mantenerla come immagine e sensazione fissa nella testa, piuttosto che concentrarci su le altre cose che stanno andando male. Stiamo concentrati su questa che è andata bene oggi e che abbiamo vissuto positivamente in maniera così forte in tutti insieme. Se ce la facciamo fino a stasera è già tanto. Tutti insieme. Certo. Bello. Sì, 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 l'abbiamo vissuta insieme. Sì, io direi di rivederci nel tuo stesso video, metterci tutti lì. Sì! Sì. Si può fare? Certo! Andiamo tutti qua. Bello. Così mi rimane.